Nella partita della 28ª giornata della Serie D, Girone F, vince il Pineto 3-1 contro il Nuova Florida nello stadio Marco Mazzucchi di Ardea. Il primo tempo vede il Pineto spingere in cerca di tre punti fondamentali per raggiungere l'obiettivo della Serie C. Il Pineto sfrutta il primo calcio d'angolo della partita attraverso una palla che trova libero Forgione, che di testa porta in vantaggio i suoi. Bene l'approccio del Pineto che al 33esimo raddoppia. Sempre dagli sviluppi di calcio piazzato, il pallone arriva di Filippo, che con il destro in posizione avanzata fulmina il portiere. Non è finita qui. Passano due minuti e tocca a Maio, di testa sotto porta, buttare il pallone in gol dopo il calcio di punizione di Losicco. I padroni di casa provano a riaprirla con un contropiede di Contini, ma Ceccacci rimonta e manda i suoi negli spogliatoi con il risultato di 0-3. Ad inizio ripresa è subito Maio ad avere l'occasione del poker, ma l'attaccante tira addosso a Giordani. I padroni di casa approcciano meglio la ripresa e al 10° minuto vanno in gol. Contini mette in mezzo, raccoglie la sfera Tamburlani che al volo batte Mercorelli. I sogni di rimonta terminano qui perché Giordani si fa ammonire per la seconda volta e lascia i suoi in 10. Qui il Pineto ha due occasioni per arrotondare il punteggio. Prima Losicco da solo in area, calcia ma Spadini, entrato al posto di Giordani, nega la gioia del gol. Stessa sorte poco più tardi per Giambè, che calcia malamente addosso al portiere. Nel finale Nuova Florida resta in 9 per espulsione di Contini, reo di aver rifilato una gomitata a Emili. Dopo 7 minuti di recupero fa festa il Pineto che batte la Nuova Florida 3-1. Ora testa alla sfida di Coppa Italia contro la Lamezia Terme. Che abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come hai detto, e mettendo la partita su un binario favorevole, 3-0, quindi giocando un ottimo primo tempo. Poi il gol in apertura di ripresa un po' ha dato un po' di fiducia alla Nuova Florida e lì magari abbiamo un pochino sofferto, non abbiamo rischiato tantissimo. Potevamo chiudere la gara quando in superiorità numerica, perché abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose, quindi non si chiudono questo tipo di partite, stai sempre diciamo su chi va là. Quindi l'atteggiamento, bene quello iniziale, però il secondo tempo doveva essere di una squadra cinica e chiudere la gara prima possibile, perché nel calcio bisogna giocare fino al 95esimo. No, beh, ci sono ancora 18 punti a disposizione, quindi andiamo di partita in partita, però il nostro cammino lo decideremo noi, come ho detto in altre circostanze, non dobbiamo guardare quello che fanno gli altri, ma dobbiamo guardare in casa nostra e fare prestazioni importanti come abbiamo fatto oggi. Ma è stata una partita molto combattuta sulle seconde palle fin dall'inizio, purtroppo dobbiamo fare mea culpa noi, sapevamo che il Pineto ovviamente veniva per continuare la sua striscia positiva e per cercare di vincere il campionato e prendere punti. Abbiamo concesso 3 gol su palla inattiva, sulle prime 3 palle inattive, quindi assolutamente non si può concedere così tanto a una squadra così importante, però l'atteggiamento era sul campo giocato quello giusto. Ovviamente questo ha vanificato tutto e poi nel secondo tempo era tutta un'altra partita, dovevamo recuperare il risultato, stavamo facendo bene, poi l'ennesima ingenuità con l'espulsione e poi alla fine partita addirittura la seconda, quindi ci dobbiamo solo rammaricare e pensare in casa nostra a quello che purtroppo abbiamo concesso, non si può assolutamente pensare di fare questo, quindi sono il primo responsabile se l'atteggiamento dei ragazzi in queste cose è stato sbagliato. Ma dobbiamo avere un'altra testa da qui alla fine per queste ultime 6 partite.